Seduta del Consiglio Comunale infuocata ieri sera a Battipaglia. L'amministrazione comunale è stata contestata da un cittadino che lamentava l'immobilismo e dopo la discussione sulla mozione riguardante Belvedere, a cui la sindaca Cecilia Francese ha aggiunto un emendamento, i proponenti della mozione, che erano presenti per protesta, hanno abbandonato l'aula non soddisfatti. Le città sono state costruite senza criterio, senza spazi, e non è facile, proprio attraverso il piano urbanistico e quello che cerchiamo di fare, di creare degli standard, di creare una possibilità di rimediare agli sbagli in passato. Certo, non riusciremo in tutto, però è l'unico strumento che noi abbiamo disponibile. Perché io non ho il coraggio di bocciare? Perché io devo bocciare una mozione in cui si parla di problemi reali, come giustamente faceva rilevare Elio Vicinanza, che vive in quel quartiere? Ci sono delle esigenze veramente che voglio dire. Noi vogliamo intervenire, c'era già l'intento di intervenire. Perché io devo bocciare dei punti in cui si parla di percorrenza alternativa, in cui si parla di messa in sicurezza, in cui si parla della possibilità creare tante strutture, di poter creare una viabilità differente? Perché io devo bocciare una cosa? Io semplicemente devo porre rimedio, non devo vendere, come è stato fatto nel 2004, delle cose che non realizzo. Mi dispiace, c'è un consigliere che ha detto che io prendo per i fondelli la gente. Non ho mai preso per i fondelli nessuno, ho un rispetto profondo di chi mi sta vicino, nella vita privata e nella vita pubblica, e non ti permetto, consigliere Mirra, faccio nome e cognome, non è un fatto personale perché lo hai detto, di dire e di affermare che prendo per i fondelli la gente. Assolutamente no, assolutamente no. E rispetto anche quel signore che giustamente avrà comprato casa con gli ACP e si ritrova a dover pagare un terreno perché me lo impone la Corte dei Conti, io come ente pubblico ho il dovere di ridurre al minimo, perché la Corte dei Conti te lo chiede, e di rateizzare fino a 80 rate, non rateizzare nel giro di un anno, perché devo venire incontro, capito? No, quel signore si riferiva a questo fatto, che ora doveva pagare di più. Ho capito bene a che cosa si riferiva. Io non prendo per i fondelli nessuno, e questo è un dramma, ma il problema non è mio, di chi ha fatto, ha ordinato, ha dato la possibilità agli ACP di edificare senza fare prima l'esproprio del terreno e di comprarlo e di dargli una casa sola. Non è colpa, io ho dovuto pagare anzi i debiti, 5 milioni di fronte al cimitero, gli ACP di fronte al cimitero, e 3 milioni e mezzo di reti bar qui a Belvedere. Poi lo scontro verbale tra il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Rovenza e l'assessore Cerullo, inerente alle strade di Serroni Alto, dove negli anni scorsi si sono verificati 2 incidenti mortali. L'assessore Cerullo, oltre ad essere uno scorretto, e questo lo dimostra e lo conferma, oltre ad essere un assessore che già nelle volte scorse ho dovuto apprendere e dare atto che è uno che scalda la sedia perché non sa nemmeno le deleghe, i compiti che ha, adesso parla di lavori pubblici, probabilmente si dà da fare anche in altri settori, ripeto, forse ancora non ha preso contezza del contenuto delle sue deleghe, sarebbe anche ora. Perché, ripeto, lei è pagato dal comune di Battipaglia, e tra le deleghe le rammento che una è quella dell'essere assessore alla viabilità, al traffico, anche agli eventi. Quindi se c'è una desolazione in città, cari cittadini, il responsabile è lì seduto a scaldare la sedia. E veniamo alla scorrettezza, perché quando lui fa riferimento a quelle 2 povere persone morte, sono decedute a settembre 2018. Ed evidentemente l'assessore all'epoca, nel settembre 2018, sapete chi era l'assessore ai lavori pubblici? Il signore lì seduto. Evidentemente è risentito per questo. L'assessore Provenza in pochi mesi, ripeto, racimolò i soldi quando il comune non aveva soldi. Fai silenzio! Assessore, fai silenzio! E sì, corretto innanzitutto, altrimenti favore, esci fuori. Per favore, Presidente, per favore, lo faccio accomodare fuori. Per favore, non fate commenti. Perché continua ad essere scorretto. Poco dopo l'opposizione ha abbandonato l'aula.
e il numero legale dei consiglieri comunali per svolgere la seduta non era più sufficiente e quindi il presidente del Consiglio Comunale Cappelli ha sciolto la seduta.